Tanta la commozione e la partecipazione che si è vista alla cerimonia di intitolazione della piazza, che da oggi porterà il nome di Angelo Grasso. Presenti le alte cariche istituzionali, civili e religiose. In prima fila non è mancato il prefetto di Avellino, Maria Tirone, e il questore Luigi Botte. Il ricordo non deve mai perdersi e attraverso il ricordo e la trasmissione del ricordo tra generazioni che una comunità continua nel tempo e allo stesso tempo si rinnova. Sicché è un momento importantissimo, noi dobbiamo molto ai nostri caduti e quindi attraverso Angelo vogliamo ricordare stasera tutti coloro i quali sono rimaste vittime del dovere. Noi non dimentichiamo nessuno, sono coloro i quali ci hanno insegnato ancora una volta che l'esempio va seguito e l'esempio va seguito con il quotidiano impegno per difendere i valori della nostra democrazia. Ecco, questo è l'insegnamento più grande che ci hanno lasciato.